È una notizia che mai avremmo voluto dare, una notizia che ci ha travolto completamente, ci ha sconvolto, ci ha distrutto e naturalmente, però noi facciamo i giornalisti e raccontiamo anche le cose brutte. Stasera ho chiesto aiuto anche al collega e amico Lucio Pieri, che saluto. Ciao Lucio, buonasera. Ciao, ciao Angelo, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di TV Luna. La notizia, dicevo Lucio, che ci addolora e tutte le pagine di tutti i giornali, tutti i siti, tutti quelli che amano questo sport, amano il calcio, amano questo gioco bellissimo, non possono non essere innamorati di Maradona. Alle 17.15 ora italiana è arrivata come un fulmine a ciel sereno questa notizia che cambia inevitabilmente la vita di tutti i tifosi, non soltanto quelli del Napoli, perché quest'oggi con Maradona se ne va il dio del calcio, il dio pagano, l'uomo che ha attraversato in meno di 30 anni della sua carriera tutta la storia del calcio, trasformandola per sempre, e nulla sarà più come prima. Maradona rappresenta un unicum nella storia del calcio, per cui l'unica cosa che vorrei dire da questo momento in poi, che nessuno si permetta più di dire: questo è l'erede di Diego Armando Maradona, nessuno potrà mai prendere il posto che è stato del Pibe d'Oro. Lucio, naturalmente potete immaginare tutti i giornali, tutti i colleghi giornalisti sono tutti quanti all'opera per fare i giornali, per ricambiare le pagine, per ricambiare anche noi. Avevamo ascoltato Gattuso, avevamo ascoltato Koulibaly, abbiamo le immagini, abbiamo Gattuso, l'Europa League, ma tutto è andato in secondo piano. Perché questa notizia che è arrivata improvvisa ci ha proprio tolto il fiato. Ecco, non saprei neanche quello che dobbiamo dire. C'era gente che mi chiamava al telefono e piangeva al telefono, non capivo nemmeno che cosa volevano. Ci sono stati colleghi, amici, messaggi da tutte le parti. Io ho chiesto a qualche amico di intervenire e molti non se la sentono. Ho chiesto anche adesso un collegamento, adesso appena sarà pronto ce lo dirà. Uno che Maradona l'ha vissuto alla grandissima. Però Lucio, abbiamo detto questa morte di Diego, più volte l'aveva toccata la morte di Diego, e lui l'aveva sempre sconfitta, era arrivato vicinissimo. Ti ricorderai i momenti della droga, i momenti di quando è stato male in ospedale, in clinica, in fin di vita, però ce l'aveva sempre fatta. Pensare a un Diego abbattuto da un dolore al petto per un infarto veramente quasi inaccettabile. È inaccettabile, dici bene, sai perché Angelo? Perché ha più volte sfiorato la morte ed ha sempre vinto, quindi ai nostri occhi ad un certo punto sembrava immortale, e probabilmente lo è per quello che è stato, per quello che ci ha lasciato. Ovviamente resterà nella memoria per sempre di tutti quanti i tifosi, e non soltanto, perché ripeto, oggi non muore una parte del calcio, non muore il calcio, oggi muore un grande personaggio che ha fatto la storia del mondo in generale. Diego Armando Maradona è uno che sarà studiato sui libri di storia. Diego Armando Maradona, e questa è una curiosità nefasta, la leggevo poco fa dal sito della Gazzetta dello Sport, non a caso è morto il 25 novembre. Il 25 novembre sono morti Fidel Castro e George Best, altri due ribelli. Maradona, oltre ad essere stato il più grande in campo, è stato uno di quelli che ci ha messo la faccia nella lotta al sistema, è uno di quelli che ha voluto combattere i poteri forti, e sappiamo tutti che cosa ha dovuto pagare per la sua aperta lotta, soprattutto nei confronti di Blatter. E poi sapere, 3-4 giorni fa abbiamo visto l'immagine di un Diego Armando Maradona sorridente a casa sua dopo l'operazione al cervello che aveva subito l'11 novembre scorso, aveva lasciato la clinica, era tornato nella sua città in periferia di Buenos Aires, e poi c'è stato questo aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute, un arresto cardiocircolatorio l'ha portato via alle 13.05 ora argentina. Con lui c'era Janine al suo fianco, la sua amata figlia, sono arrivate ben 9 ambulanze per soccorrerlo. 9 ambulanze? 9 ambulanze, e non si è potuto fare nulla. Sì, resta l'uomo, resta il calciatore, resta quello che noi avremmo voluto vedere a Napoli, quello che noi avremmo voluto vedere tornare in città, quello a cui forse volevamo e dovevamo fare ancora una grande festa per quello che ha regalato in questa città, a cui dopo 30 anni siamo ancora legati, i nostri ricordi, le nostre magie, i nostri figli, i nostri nipoti che non lo hanno vissuto si vanno a guardare le videocassette, si vanno a guardare i filmati.
C'è una foto molto bella che sulla Gazzetta dello Sport viene aperta. Vediamo se Federico mi può dare il computer, che è una foto fantastica, che ricorda appunto Diego Armando Maradona quando con l'Argentina ha alzato la coppa. E la bacia. E la bacia. Fra un po' la vedrete. Rendetevi conto, amici, che qui abbiamo sconvolto un programma, una televisione, abbiamo sconvolto, immaginate quello che abbiamo dovuto fare in pochissimo tempo per regalare anche a voi questa diretta. Pensavamo anche di non farla e di spostarci magari a domani, quando c'è l'Azzurra Stadio, che sarà anche quella una puntata dedicata a Maradona, anche se domani c'è il Napoli, si gioca, ma passa tutto in secondo piano rispetto a Diego Armando Maradona. Fra un po' ci collegheremo via Skype, appena è pronto ditemi anche dei collegamenti. Ecco qui, abbiamo uno che praticamente Maradona lo ha vissuto, lo ha conosciuto, lo ha amato e oggi lo piange. Siamo collegati via Skype con Gennaro Montuori. Ciao Gennaro. Buonasera Angelo, buonasera. Ecco, fra un po' ti vedremo qui in diretta, eccoti qua. Grazie per essere venuto al telefono, hai detto non voglio parlare con nessuno, non mi sento di parlare, però lo hai fatto per Angelo, noi. Non sento molto bene perché mi fa male un po' la testa, scusa. Ecco, adesso alza un po' la voce. Alzeranno un po' la voce. Mi ascolti adesso meglio forse? Mi ascolti meglio adesso? Un po' meglio. Ecco, no, dicevo, grazie per essere venuto in diretta perché hai detto sono distrutto, non ho voglia neanche di parlare. Una notizia a Gennaro che dicevamo prima con Lucio Pirri, pensavamo Maradona fosse invincibile, fosse imbattibile, fosse immortale. Immortale. Eppure? Io pure ero convinto che era immortale, invece non è così. Fino a poco fa speravo che era un brutto sogno, invece purtroppo è la realtà. Veramente una notizia che ci ha distrutto, praticamente credo che subito ho parlato con delle persone e hanno chiamato tante persone, ma non è che si riesce a connettere bene. Credo che innanzitutto noi ci dobbiamo fare tutte le condoglianze tra di noi, perché non è morto il fratello di uno, il padre o la madre, è morto il fratello, il padre e la madre di tutti noi. L'uomo che ci tolse gli schiaffi alla faccia, l'uomo che cambiò la nostra storia, e non solo sotto il profilo calcistico, anche sotto il profilo umano, perché sfido tutto il razzismo che si era riversato contro di noi, perché veramente ci voleva bene, non cambio squadra per nulla e per soldi, soprattutto in Italia. Credo che Diego rimarrà nei nostri cuori per sempre. Io a caramba che sorpresa gli dissi: finché morte non ci separi. Purtroppo alcune ore fa ci ha lasciato e noi non possiamo che piangere. Quello che posso dire io, da amico, da capo tifoso, domani Napoli dovrebbe tingere d'azzurro tutti i balconi, dovrebbero mettere in onore di Diego. Mettiamo da parte un attimo le divisioni, la nostra città deve onorare Diego così, perché non possiamo mica mettere, forse possiamo anche mettere manifesti per strada. Noi per la nostra località abbiamo pensato di fare una messa per Diego. Nel nostro piccolo faremo tutto quello che si può fare. Io ti dico che andrei ad accendere qualche lumino al San Paolo, ma ti dico sinceramente che non ho la forza. Non mi sento bene, però non voglio fare in questo momento la vittima, perché bisogna essere forti, bisogna ricordare Diego e bisogna ricordarlo con orgoglio per i 7 anni di quello che ci ha fatto, che ci ha dato, e i 7 anni di magie. Gennaro, forse Lucio, aspetta un attimo, forse Lucio voleva fare una domanda a Gennaro. A prescindere, ovviamente sono vicino a Gennaro Montuori perché so quanto lui a sua volta è stato vicino a Diego Maradona e ce lo ha raccontato. Chi meglio di lui, insomma, può avere un ricordo, potrebbe raccontare 1000 aneddoti, credo, Gennaro Montuori stasera. Grazie. E ancora ci ricordiamo, abbiamo negli occhi il film Il ragazzo della curva B. Io ho provato poco fa a telefonare al maestro Nino D'Angelo, ma il telefono ha squillato a vuoto. Immagino quanto possa essere addolorato anche lui, sì, in questo momento. Gennaro, mi piaceva questa immagine del lumino di cui tu parlavi allo Stadio San Paolo. Forse in qualche modo il Napoli ti ha letto nel pensiero, perché stasera il San Paolo resterà illuminato tutta la notte, proprio per ricordare, come se fosse una sorta di veglia, il grande Diego Maradona.
E uno dei messaggi più belli, perché poi ovviamente arrivano le reazioni da parte di ogni angolo del mondo, è la dichiarazione, non so se l'hai letta, Gennaro, del grande Pelé. Per anni abbiamo cantato Maradona e meglio Pelé, Maradona e meglio Pelé, abbiamo sempre messo in antitesi questi due grandissimi campioni. C'è sempre stata questa lotta atavica tra chi fosse il migliore tra i due, e noi sappiamo sinceramente quale possa essere la risposta. Però Pelé ha detto: ciao amico mio, un giorno giocheremo presto insieme nel cielo. Belle parole di Pelé. È vero, sono bellissime queste parole. Sono contento che il Napoli abbia fatto questa scelta, è una scelta fantastica. Mi aspetto che il presidente faccia qualcosa di bello, come ha fatto Ferlaino, pure sta male, siamo male tutti, Giordano, Biscolotti. Gennaro, il sindaco De Magistris ha chiesto di intitolare immediatamente lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Infatti ho parlato con Nino Simeone, mi ha detto che subito ha fatto una lettera e subito hanno accettato, si incontreranno, al più il consiglio sarà anticipato, mi hanno promesso. Mi auguro che sarà fatto così, perché ogni invito di chiunque di noi napoletano è un invito ad onorare questa città, che aveva un re veramente e oggi non ce l'ha più. L'abbiamo sognato il suo ritorno, l'abbiamo sognato come allenatore, come ambasciatore, come tutto. Ma è stato solo un sogno, Diego non è ritornato più qui, perché il Diego che noi dovevamo avere era un Diego sul campo, certo. Un Diego non sul terreno di gioco a giocare, ma un Diego in panchina, sulla tribuna, ad essere un ambasciatore importante, perché Diego era un nome. Io quello che ho visto in Russia l'ho raccontato decine di volte, quando c'era il pericolo del colpo dello Stato. Il colpo di Stato, e praticamente non poteva entrare nemmeno il Presidente della Repubblica. Lui ha detto: ci siamo, andiamo in Piazza Russa. Era arrivato per quella famosa volta che non ci voleva andare, e disse: non ti preoccupare, vieni con me. A me era buon'anima di Giorgio. Io dissi: Diego, ma sei pazzo, non ti preoccupare. Siamo andati lì, ho visto i soldati che hanno alzato il fucile, ho detto: questi mo ci sparano. Invece hanno buttato i fucili a terra, hanno preso la carta e la penna e si sono fatti autografare da Maradona autografo, e ha detto: vabbè, è Dio sulla terra. E poi io, mi dà fastidio quando qualcuno nella vita ha condannato Diego non conoscendolo. Diego ha fatto solo del bene, ho visto con il mio occhio per quello che ha potuto fare per tanta gente, dava i soldi e non si è mai messo in evidenza, lo ha chiamato le televisioni, lo sanno chi l'ha avuto praticamente il gesto di Maradona. Diego è stato sempre una persona meravigliosa, una persona sfortunata. Andiamo sul sito della Gazzetta. Una persona che doveva uscire di notte perché di pomeriggio non lo poteva fare, perché appena si muoveva si facevano migliaia di persone per la strada. E questo purtroppo è stato un uomo perseguitato, anche se era amore, ma è stato perseguitato per amore. Certo. Allora, chiedo scusa alla regia, se possiamo mettere l'audio di quello che sto vedendo dal sito della Gazzetta dello Sport, perché ci sono reazioni per Napoli, sono le telecamere in diretta in città, stanno prendendo le reazioni della gente in dei luoghi fantastici. Vedo già insomma tutto organizzato qui su Diego Armando Maradona. Se possiamo avere anche l'audio, e lo chiedo ai colleghi della regia, non so come fare, ma sicuramente potranno fare qualcosa. Gennaro, questa mi pare che è il quartiere della sanità, in questo momento. Sono, vedete, immagini della gente che si è riunita per strada, al di là adesso delle cose, e stanno mostrando delle immagini incredibili. C'è anche l'audio. Vediamo un po' l'audio. Resta qui, Gennaro. Noi non sentiamo l'audio qui. Signora, una domanda a lei. Avete un po' tutti gli occhi lucidi, ma chi è venuto a mancare? La storia del calcio che ha fatto sognare tutto e tutto, il grande Diego. Dovendogli dare un ruolo nella famiglia, che cos'era Maradona? Il nostro papà. Ha gioito, ha sofferto con lui, ci racconti? Io non sono una tifosa del calcio, però Maradona mi ha fatto sognare. Con loro quando tifavano per Diego. Grazie. Forza Napoli. Ecco, stiamo vedendo
delle immagini in diretta che arrivano dal quartiere della Sanità, Gennaro, il tuo quartiere, la gente è scesa in piazza, ci sono dei murales e naturalmente tutti quanti cercano di stringersi intorno al dolore di un popolo del calcio, Gennaro. È vero, te l'ho detto, non si possono raccontare certe cose, bisogna tenerle nel cuore, non si possono raccontare in momenti così. C'è mia figlia che è preoccupata perché mi vede piangere da ore. Gennaro, anche Isabella non ha bisogno. Gennaro, ma sei d'accordo, è corretto secondo te dire che Diego Armando Maradona è stato talmente grande che probabilmente è l'unico personaggio che riesce ad unire e non a dividere? Cioè io penso che questa sera anche i tifosi della Juventus, del Milan, dell'Inter stiano piangendo come lo facciamo noi, ma non a prescindere dal fatto che siamo tifosi del Napoli. Sì, ci manca un punto di riferimento, andiamoci via. Ci manca un punto di riferimento. Scusami un attimo, Gennaro, vorrei andare a sentire ancora in questo quartiere. Apriamo ancora i microfoni, Federico, grazie. C'è un murale, come vedete, attorno sulla televisione, naturalmente ci sono tutti collegati. Qui vedete i murales di Maradona. E tifosi che prima si sfogavano. È la veglia di una città. È la maglia del suo addio in Argentina. La maglia del suo addio, vedete un po'? 2002. Lo aspettavi? Ma assolutamente no. Ci fece vincere. La notizia bruttissima. Posso dire che anche a me. Tutti abbiamo sui telefonini qualcosa di Maradona, chi ha le custodie, chi ha le coperture, le foto. Qualcuno ce l'ha addosso. Qualcuno ce l'ha addosso, tatuato, bravo, tatuato. Vedi? Sentiamo ancora? Signora, una domanda a lei. Avete un po' tutti gli occhi lucidi. Ma chi è venuto a mancare? Ok, grazie. Allora rientriamo un attimo. Gennaro, volevo concludere con te. Hai detto dobbiamo portare un lumino e forse lo porteremo questo lumino. Però di certo lo San Paolo intitolato a Maradona è la cosa più bella che ho sentito stasera. Bisogna farlo subito. Subito. Subito, senza perdere tempo, ma credo che nessuno si possa tirare indietro. Non ci sono proprio persone, come diceva prima Nico Carmine, persone che si possono tirare indietro. Davanti al nostro re, perché Diego veramente è stato l'ultimo re, i re sono stati tolti di mezzo, lui invece è stato re veramente per noi. È stato fantastico, ha dato tutto, non si è mai tirato indietro. Infiltrazioni, infortuni, ha giocato per la nostra città come se fosse la sua città. Sì. Credo che gli dobbiamo solamente dire grazie, ricordarci di 7 anni e piangere un nostro fratello che ci ha dato praticamente la vita in campo. Si è battuto come un leone fuori e dentro dal campo. E per tutti i gesti, compreso quello di Acerra, ma non solo, che ha fatto verso il nostro popolo. Grazie re, non ti dimenticheremo mai. E come dissi a Caramba io dissi finché morte non ci separi. Ma io dico Diego, ci incontreremo anche all'altidà, perché se Pelé ha detto che giocherete insieme, noi canteremo mamma, oh mamma, mamma, mamma. Ci batte il corso. Cioè, Nano, non ci vale piangere anche a noi. Ho visto Maradona. E lo vedremo ancora, Gennaro, lo vedremo ancora, perché è mortale. Gennaro, grazie, grazie di questo contributo, grazie di questo contributo. Ciao. Ci sentiamo presto. Ciao. Grazie a Gennaro Montori, mi ha fatto venire anche a me le lacrime. Assolutamente. Andiamo sui giornali un attimo. A testimonianza di quello che ti dicevo, Angelo, arrivano ovviamente le reazioni da ogni parte. Sì. Del Piero ha appena scritto buon viaggio Diego. A San Siro, dove tra poco scenderà in campo l'Inter, ovviamente sarà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite di Champions e di Europa League, così come la Serie A sarà a lutto domenica prossima. Sul monitor del San Siro stasera, già da adesso, c'è l'immagine gigante di Diego Armando Maradona. Vabbè, andiamo in pubblicità. Siamo fortunati, noi l'abbiamo visto. Eccoci in diretta, naturalmente qui siamo con tantissimi amici che stanno telefonando, contattando, messaggi su tutti i fronti, stiamo cercando anche di contattare naturalmente per capire quello che accade. Lucio, stavi dando qualche reazione ancora? Sì, arrivano l'equipe,
il più grande giornale insomma al mondo, quello prestigioso francese per intenderci, quello che assegna il pallone d'oro, e intitola "È morto un dio". Platini dice "il nostro passato che se ne va", cioè tutti i grandi campioni che rendono omaggio a quello che è stato il campione con la C maiuscola. Io torno a battere su un concetto: Maradona è al di là del tifo napoletano, è al di là del tifo argentino. A proposito, ovviamente a Napoli lutto cittadino, proclamato lutto cittadino, in Argentina ben 3 giorni di lutto nazionale. 3 giorni in Argentina. Cioè, è come se in Inghilterra mo la regina Elisabetta. E il sillogismo più o meno è quello, eh? Cioè il peso dell'uomo Maradona al di là dei problemi, ma che forse l'hanno reso ancora più un'icona e lo passeranno direttamente alla storia, ma lui già aveva fatto la storia, lui è la storia, e non solo del calcio, per quello che ha rappresentato. Lui era il campione venuto dal nulla, il campione che palleggiava con le arance, era diventato il più grande di tutti, e nonostante ciò non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai dimenticato di voler lottare per i più deboli. Insomma, queste sono cose che poi fanno parte del DNA della nostra città, del nostro essere napoletano. Ma stasera, al di là dell'essere juventino, milanista, fiorentino, veronese, quello che sia, io sono convinto che tutti i tifosi di calcio, tutte le persone, stanno piangendo e sono tristi perché, come diceva Gennaro Monturi prima, se n'è andato un fratello. Perché quando tu parli di Maradona è come se parlavi di tuo fratello, è come se parlavi di una persona che veramente conoscevi, magari anche quelli che, a differenza nostra, non hanno avuto neanche la fortuna di poter applaudirlo al San Paolo. Allora, al telefono abbiamo un ex capitano del Napoli, stato nel Napoli diversi anni, Oscar Magoni. Ciao Oscar. Sì, ciao a tutti. Se ci alzate un po' l'audio perché non sentiamo. Oscar? Ben ritrovati, ciao a tutti. Sì, non sentiamo, bassissimo l'audio di Oscar Magoni. Ciao. Ecco, mi senti Oscar? Io sento forte e chiaro. Noi no, molto basso. Comunque, hai saputo della notizia anche tu? Purtroppo sì, questo 25 novembre è una giornata maledetta, perché nel 2005 se ne andava George Best, un altro grande campione inglese, e oggi purtroppo ci ha lasciato il re di Napoli, il dio del calcio. Insomma, io credo che una giornata triste, perché Maradona è vero, ha giocato nel Napoli, ma è il campione di tutti, insomma, sono quei giocatori che sono veramente mondiali, universali. Maradona, in modo particolare poi per i napoletani, naturalmente ha un significato ancora più stretto. Io che ho avuto la fortuna di giocare con la maglia azzurra, ho vissuto, ho sentito, ho respirato tutti i giorni veramente questa leggenda, e niente, è stato un grande nel campo, ha vissuto la sua vita veramente alla grande, sempre al massimo, forse anche troppo in certi casi, però oggi se ne va, e dunque rimane la leggenda di Maradona, rimane quello che ha fatto di buono, e naturalmente nel calcio per Napoli ha fatto un qualcosa di veramente incredibile, di inarrivabile, credo. Dunque, ecco, se mandiamo un po' le immagini anche dei gol, meraviglioso. Di, ragazzi, volevo ricordare a Oscar Magoni che si parla subito già da stasera dell'intitolazione dello stadio a Diego Armando Maradona, e poi naturalmente si susseguono le iniziative. Oggi sarà acceso San Paolo, stasera resterà acceso tutta la notte in memoria, diciamo, una veglia verso quest'uomo. Ci sarà il lutto cittadino domani, ci sono 3 giorni di lutto in Argentina, ci sono naturalmente, si firma anche per un minuto tutta la Champions League. De Laurentiis ha appena dichiarato: voglio trasmettere il volto di Diego per tutta la partita di domani. Ma a me sembrano che siano tutte iniziative che siano giuste, che siano il minimo che si potesse fare per un campione del genere. Io credo che lo stadio San Paolo si potrebbe chiamare Stadio San Paolo Diego Armando Maradona, sarebbe bellissimo. Dunque, insomma, Maradona merita qualsiasi tipo di riconoscimento per quello che ha dato, e dunque veramente tutto il mondo oggi parla di Maradona, perché, ripeto, non è solo il campione di Napoli, dell'Argentina, ma è un campione, il campione del mondo, un campione del mondo. Dunque, veramente lo conoscono tutti Maradona, tutti l'hanno visto giocare, e
Dunque mi sembra che poi Napoli in modo particolare sappia rendere merito a questo grande campione, non solo oggi, ma anche nel futuro. Oscar, possiamo dire che se Maradona nel passato ha diviso un po' i club, no? Si parlava di come noi, per esempio, oggi non abbiamo, insomma, un po' così, verso Ronaldo, sai, verso questi giocatori mostra, diciamo. Sì. La sua scomparsa oggi forse nel panorama calcistico italiano, diciamo, più che altro dove c'è molto campanilismo, gli rende onore e forse gli rende anche quei meriti che forse gli voleva togliere quando calcava i campi di calcio. Ma è naturale, quando un giocatore gioca in una squadra che è in attività, tutti naturalmente difendono proprio Beniamino e ci sono comunque campanilismi, una guerra calcistica di fede che ogni società e ogni tifoso porta avanti. Però ripeto, sono leggende. Quando vengono a mancare questi personaggi, che poi alla fine rimane la carriera, rimane quello che ha fatto, quando un giorno tra mille anni se ne andranno Ronaldo, Messi, Pelé, cioè non sono i giocatori di tutti, sono giocatori che non si possono non amare, a prescindere che giochino anche con la maglia del peggior nemico. Ma va dato merito e va dato all'onore delle armi a un calciatore che non è stato solo un calciatore, è stato un simbolo. Dunque, naturalmente, tutti sarebbe stupido veramente oggi non riconoscere a Maradona quello che è stato sui campi da calcio. Chiaro, è un uomo che ha diviso molto, perché gli atteggiamenti magari fuori dal campo non sono sempre stati così lineari. Naturalmente ha avuto anche molti detrattori, ma sicuramente, ripeto, quando poi un campione del genere se ne va, rimangono le cose belle, le cose importanti, rimangono veramente, sono quelle icone del calcio che rimarranno per sempre. Vuoi fare una domanda, Oscar? Sì, in realtà avevo due curiosità da girare ad Oscar Magoni. Volevo sottolineare un passaggio che ha fatto poc'anzi quando diceva oggi, sai, Oscar, mi permetto di darci del tu, nonostante non abbia il piacere di conoscerti da vicino. Prima hai detto una cosa, secondo me, eccezionale, nel senso che oggi spesso si sentono le dichiarazioni di alcuni calciatori: io faccio di tutto per andare alla Juventus perché un giorno ho la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, voglio andare a Barcellona per potermi confrontare con Lionel Messi. Tu sei arrivato al Napoli qualche anno dopo Maradona, eppure quell'atmosfera, quella maglia così pesante, a differenza del numero, voglio dire, ovviamente, che si indossava, ancora si percepiva e ancora oggi si percepisce. Cioè, vado al Napoli perché in quella squadra c'è stata Maradona. Assolutamente sì. Il Napoli è Maradona, Maradona è il Napoli. Secondo me Maradona ha giocato anche nel Barcellona, ha giocato in altre squadre, ma veramente l'icona calcistica, il simbolo calcistico, non so come dire, veramente, quando si dice il sangue non è rosso ma è azzurro, quello che ha lasciato a Napoli e quello che ha ricevuto da Napoli credo che sia stato veramente unico per lui, pur avendo giocato in altre grandissime squadre. E Napoli è questo, cioè Napoli è Maradona. Oscar, a testimonianza di quello che dicevi tu poc'anzi, che Maradona ha il merito di unire, ci sta ovviamente lo sfottò tra varie tifoserie, specie quando si è ancora in attività agonistica. Poco fa la Juventus ha pubblicato, per omaggiare Diego Armando Maradona e per salutarlo, il gol che fece, quello storico del calcio di punizione a tacconi in quel famoso 3-1. Sì. Cioè, questo per far capire che come non rendere onore e merito al più grande di tutti i tempi. No, beh, infatti l'ho detto prima, sarebbe veramente stupido pensare che oggi ci sia qualcuno che guardi ancora il campanilismo davanti veramente al dio del calcio, veramente a un giocatore che se giocavi contro ti faceva ammattire, calcisticamente lo potevi odiare, però non apprezzare i gesti tecnici di Maradona, non apprezzare certe giocate, non capire se questo era veramente un fenomeno, sarebbe da stupidi, e infatti nessuno lo fa, perché è giusto che sia così, insomma, Maradona è Maradona. Ti ringrazio per essere stato con noi, Oscar.
Grazie a voi, peccato che questa giornata sia così triste. Infatti. Questo maledetto 25 novembre che doveva essere oggi una bella giornata, visto che c'è anche la giornata contro la violenza delle donne. Sì. È una giornata molto importante questa, visto anche tutti i problemi sociali che ci sono, le tensioni sociali che ci sono in questo momento in Italia e non solo. Ma questo 25 novembre è una giornataccia, dunque... La dovremmo cancellare. Andiamo a dormire oggi veramente con il cuore più triste, io lo dico da ex giocatore, da uno che ha avuto la fortuna di giocare nel Napoli e di aver visto anche appunto la città stessa, aver vissuto Maradona, diciamo, anche se non proprio di persona con lui, però è una giornataccia. Sì, hai ragione. Ha ragione. Allora, grazie Oscar Magoni. Allora, grazie a voi. Grazie. Se andiamo sul mio computer, ragazzi, c'è l'intervista che il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha realizzato qualche istante fa. Se mi date il video con l'audio lo potremo anche sentire. Dovendogli dare un ruolo nella famiglia. Fortunato per tutti, la data del 25 novembre resterà scolpita nella memoria anche per quanto riguarda il calcio, per la morte di Diego Armando Maradona. Lei, caro vice direttore della Gazzetta dello Sport, e stiamo parlando studio, perché mi sembra che abbiamo come se avessimo un doppio audio. Dobbiamo un attimo organizzarci. Lucio, nel frattempo sì, vi dico che il figlio di Diego Armando Junior, che è ricoverato al Codugno, lo ha preso dai media, quindi dolore nel dolore, e tra le persone più sconvolte per la dipartita di Diego Armando Maradona c'è Ottavio Bianchi, il quale ha detto: io non riesco a parlare, è una cosa che non riesco ad accettare, per cui ha deciso di non rilasciare nessuna intervista. Ha parlato anche il presidente di Diego Armando Maradona, ossia Ferlaino, detto: c'è poco da dire, è soltanto il momento delle lacrime, così come ha twittato tra le altre cose la società Calcio Napoli qualche istante fa. Allora io chiederei anche alla nostra regia, naturalmente possiamo prendere anche qualche telefonata di qualche telespettatore che vuole esprimere un suo ricordo, un suo commento, una sua impressione. Questa è la vostra trasmissione, siamo aperti a tutti, naturalmente vi daremo strada facendo le notizie che arrivano sui nostri siti, sulle nostre pagine di collegamento. Vuoi sentire Insigne? Voglio sentire anche Insigne, sì. Ovviamente il capitano del Napoli, sei diventato un napoletano doc, ci hai dato tutto e ti ameremo per sempre. Bellissimo messaggio di Lorenzo Insigne sui social dopo la notizia della morte di Maradona. Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli sei diventato un napoletano con la N maiuscola. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l'hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l'amore. Sono cresciuto sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta, vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il più grande calciatore della storia, sei stato il nostro Diego. Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti nego che mi tremavano le gambe. Per me hai avuto sempre belle parole, parole di conforto che non potrò mai dimenticare, che custodirò per sempre dentro di me. Da tifoso, da napoletano, da calciatore, grazie di tutto. Dios. Sono parole veramente di un autentico capitano, è questa. Allora, se siamo pronti, potremmo vedere se riusciamo a mandare questa intervista alla Gazzetta dello Sport. Molto interessante. Quando per tutti la data del 25 novembre resterà scolpita. Allora, fermati un attimo, non riusciamo a togliere parte un qualche altro link, probabilmente. Ma torneremo a rifarlo. Sai cosa mi veniva in mente? Questa immagine di Diego Armando Maradona che varca la soglia del paradiso al cospetto del Padre Eterno. Sì. E tra le due, qual è la mano di Dios? Qual è la mano di Dios? È Dio che gli dirà: guarda, per anni ho sentito parlare della tua mano e finalmente ci stringiamo la mano del Dio, anche perché, con la D maiuscola, del Dio pagano. Sì, anche perché, carissimo Lucio, dobbiamo dire anche una cosa, che Napoli è doppiamente amareggiata stasera, perché Napoli si aspettava ancora di festeggiare il Diego che... conosciamo tutti, il Diego. Che abbiamo festeggiato pochi giorni fa per il suo 60° compleanno, il 30 ottobre, cioè 20 giorni fa. Esatto. Ed eravamo qui a rallegrarci quando abbiamo visto la fotografia l'altro giorno di lui sorridente finalmente dopo l'operazione al cervello, perché poi ovviamente ci tocca fare anche della fredda cronaca. Diego Maradona
nelle ultime ore sembrava stare molto molto meglio dopo l'operazione che aveva subito al cervello e per cui già tanti si erano preoccupati, si erano detti molto preoccupati della salute, dello stato di salute di Diego Armando Maradona. E poi nelle ultime ore, oggi pomeriggio, ci sono state queste complicanze. È arrivato un arresto cardiocircolatorio e nulla si è potuto più allora, fare. Se possiamo chiamare anche al telefono il collega Franco Esposito, che pure ha vissuto Diego Armando Maradona, è stata la prima firma a Napoli del Corriere dello Sport, mi farebbe piacere anche sapere che un suo ricordo. Ricordiamo, è pronto? Pronto? Ecco, sì, pronto, buonasera. Buonasera. Chiamo da Porto Cesare, provincia di Lecce. Da sono tifoso di Napoli, sì. E ci sono rimasto male per sentire che è morto Maradona. Sono un tifosissimo di Maradona. L'ho sempre seguito in TV e anche sempre piaciuto vederlo giocare. Mi è piaciuto per quello che ha fatto per Napoli, ha dato il cuore e l'anima per tutti, per i tifosi e per la gente. Una persona così non si può dimenticare. Assolutamente, assolutamente. Grazie per questa testimonianza anche da parte sua. Vi ricordo che naturalmente potete chiamarci al numero per dirci anche cosa state provando, tanti di voi. Io sono sicuro che molti in questo momento stanno anche così scocciati, chiusi nel silenzio, perché a volte il silenzio è anche bello viverlo nei momenti di tristezza, un po' di solitudine. Vediamo allora se ci riusciamo. Sì, la Gazzetta dello Sport. Col vice direttore che ricorda Diego Armando Maradona. In questo 2020 davvero poco fortunato per tutti, la data del 25 novembre resterà scolpita nella memoria anche per quanto riguarda il calcio per la morte di Diego Armando Maradona. Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, stiamo parlando di un fenomeno globale, tutto il mondo ha vissuto, sta vivendo questa notizia come un colpo al cuore, come qualcosa che ci è venuto a mancare troppo presto. Guarda, è difficile, io ho i brividi e sono emozionato anche solo a parlarne, perché che Maradona stesse male, che Maradona avesse subito l'ennesimo ricovero, che Maradona fosse in condizioni difficili, quante volte l'abbiamo vissuto, però Maradona ci è sembrato sempre alla fine un indistruttibile, invincibile, immortale come i suoi colpi, come le sue giocate. E quindi poi nonostante tutto Maradona c'era, Maradona era lì, Maradona era grasso, Maradona era alcolizzato, Maradona era drogato, Maradona faceva polemica, Maradona tornava, Maradona, però era Maradona e stava sempre lì. Questa notizia improvvisa sciocca tutti in un anno maledetto, in un anno bastardo, perché questo 2020 è veramente un anno maledetto sotto troppi punti di vista e ci lascia il più grande di tutti. Si dice spesso Maradona o Pelé, io non ho vissuto Pelé, quindi mi è difficile poter fare un paragone, però ho vissuto Maradona e non ce n'è per nessuno, non soltanto per quello che Maradona ha fatto in campo, ma per quello che Maradona ha rappresentato. Maradona è stato un rivoluzionario, Maradona è stato Che Guevara, Maradona è stato non soltanto il più grande campione artista della storia del calcio, è stato il calcio, è stato il bambino che ce la fa e diventa una leggenda, un'icona mondiale, è stato il leader delle sue squadre, è stato quello che ha vinto un campionato del mondo da solo, è stato quello che ha portato Napoli sulla vetta d'Italia ed Europa, è stato Maradona. Ci sono delle parole di Jorge Valdano, un grandissimo del calcio argentino, che fanno riflettere oggi alla luce di quello che è successo. Sì, Valdano ha scritto tanto su Maradona, descrisse anche il gol del siglo, no? Il gol più bello di sempre, è una descrizione fantastica. Valdano è stato compagno di Maradona e compartecipe di quell'azione perché gli correva accanto, ma disse anche un'altra cosa quando, raccontando le gesta di Maradona, dice: ti abbiamo detto tutto e ti abbiamo detto anche tante menzogne, ti abbiamo detto che eri il più grande, ti abbiamo detto che giocavi come nessun altro, ti abbiamo raccontato tutto quello che tu volevi sentirti dire e quello che noi volevamo dirti, tranne la verità, che eri un dio del calcio, ma eri soltanto un uomo. E questa è la cosa più triste, se vogliamo, è la cosa anche purtroppo più vera. Maradona è stato un dio del calcio, è stato un dio del calcio, però alla fine era un uomo e ha vissuto una vita che per un uomo è stata insostenibile, tant'è che lo abbiamo perduto a 60 anni dopo aver rischiato di perderlo
per tante altre volte. Io ho visto uno degli ultimi video di Maradona già con il lockdown, in cui veniva festeggiato per i 60 anni in uno stadio vuoto e non stava in piedi, cioè lo tenevano, lo sorreggevano, ed è un video veramente che fa molto effetto, perché non sembrava più lui. Su Maradona non abbiamo mai saputo completamente le sue condizioni di salute, quando lo ricoveravano, che cosa causava questi ricoveri. Però ripeto, Maradona è entrato nelle vite di tutti come un'icona non soltanto sportiva, cioè nel grande gruppo degli uomini che hanno comunque fatto la storia e l'hanno modificata e cambiata. Maradona è John Fitzgerald Kennedy, Maradona è John Lennon, Maradona è Marilyn Monroe, Maradona è James Dean, Maradona è stato questo, no? Qualcosa che rimane nell'immaginario collettivo, nella storia di ognuno di noi. Era un dio del calcio, purtroppo era anche soltanto un uomo. Su Gazzetta.it troverete chiaramente tutti gli approfondimenti e tutti i video, compresa un'intervista che proprio tu, Andrea Di Caro, realizzasti con Diego Armando Maradona nel 2013 qui alla Gazzetta dello Sport. Continuate a seguirci. Grazie Andrea Di Caro. Grazie a te. Erano gli amici della Gazzetta dello Sport. Dalla Gazzetta dello Sport saltiamo a quello che è stato sicuramente una delle prime firme del Corriere dello Sport qui nazionale in tutta Italia. Franco Esposito, buonasera Franco. Buonasera Angelo. Sì, se mi date sempre un po' di audio in studio, grazie. Franco, questa notizia ci devasta, non ho altri aggettivi. Questa notizia mi ha gelato e sono ancora sconvolto e lo sarò ancora per diverso tempo. Purtroppo abbiamo assistito a un genio che su se stesso ha effettuato un esercizio di autodistruzione. Lo piango, Diego, lo piango come genio calcistico, lo piango come amico, lo piango come uomo. Sì, Franco, capisco l'emozione, però tu l'hai conosciuto bene, hai conosciuto l'uomo, hai conosciuto il calciatore, lo hai visto, lo hai seguito fin dal primo giorno in cui tu sei arrivato in Spagna, nel momento della trattativa. Oggi Diego ci lascia, se ne va. Che cosa ha lasciato al mondo del calcio in generale, ma soprattutto a Napoli, quest'uomo? A Napoli ha lasciato un'impronta, secondo me, indelebile. Quella di aver trasformato una squadra non legata all'anonimato, una modesta squadra di calcio, una modesta società di calcio, ancorché diciamo gloriosa e tutto quanto, trasformarla in una società di elite, in un club di elite capace di vincere in Italia e in Europa, laddove noi venivamo da anni e anni e anni, per quanto riguarda il mio percorso professionale, da anni di sconfitte e di umiliazioni un po' su tutti i campi d'Italia. Maradona ci ha dato una dignità, ci ha dato il piacere, la gioia, la felicità, l'emozione di essere qui. Ecco, Franco, e a noi ovviamente alla città di Napoli. Certo. E a tutti i napoletani. Possiamo dire che con la sua scomparsa gran parte del calcio italiano forse si ricrede sulle gesta incredibili che ha fatto quest'uomo in Italia? No, Angelo, no. Su Maradona calciatore il giudizio è sempre stato unanime, totale. Giudizio di un grande, del più grande calciatore di tutti i tempi. Su questo, dal punto di vista del calciatore, non c'è stato mai problema. Talvolta però si è sbagliato, si è ecceduto, si è esagerato nell'abbinare il Maradona calciatore, il numero uno, l'etti del calcio, l'extraterrestre del calcio, all'uomo. L'uomo è stato discutibile. Discutibile perché ha preteso, ha voluto, ha insistito per vivere alla sua maniera, cioè per non negarsi nulla, nel bene e nel male, l'uomo. Lucio Pieri voleva farti una domanda, Franco. Franco, lei che ha avuto il piacere di viverlo veramente da vicino, quanto sono state nefaste e quindi poi mortifere fino alla fine quelle che sono state le cattive amicizie di Diego Armando Maradona? Se se ne va a 60 anni con un arresto cardiocircolatore, per l'amor del cielo, esiste sempre il fato e il destino, e su quello non c'è dubbio ed è ineluttabile.
però credo che stiamo parlando di un uomo che ovviamente viveva in un corpo che ha subito tanto, troppo. Il corpo di un ottantenne, di un novantenne. Io sono rimasto terrorizzato quando l'ho visto il giorno in televisione, quando ha preso la guida della squadra di ginnasia e gli esibiti della Plata, perché si è avvicinato alla curva per salutare il pubblico che lo osannava. Sì. Faticava persino a camminare, Maradona, a 58 anni, faticava persino a camminare. Era qualcosa di raccapricciante. E ricordavo sempre le parole che l'ingegnere Corrado Ferlaino mi ha detto di ritorno da una sua vacanza a Punta dell'Este. Io ci trovavo in vacanza a Punta dell'Este, in inverno, in Uruguay. In Uruguay, e Maradona era a Punta dell'Este. Quel giorno, in quei momenti, Maradona ha rischiato di morire. E Ferlaino mi ha raccontato la sua emozione, il suo terrore. È andato a trovare Maradona in ospedale, al pronto soccorso, appena si è sparsa la notizia, ha trovato quest'uomo con il colore della cera, che è praticamente morto. E per morto lo davano anche i medici, dottori. Quello è stato, ripeto, l'ho detto prima, un processo di autodistruzione sull'uomo. È chiaro che le cattive amicizie che aveva Maradona sono cattive amicizie di gente che con Maradona e su Maradona ci ha mangiato, letteralmente sì. Mangiato, non che gli abbia rubato i soldi, però ha campato con Maradona, perché la generosità di quest'uomo, di questo grandissimo immenso calciatore, la generosità dell'uomo era pari alla sua grandezza di calciatore. Posso citare alcuni episodi, un episodio soltanto. Lui ogni Natale che faceva, ogni vacanza di Natale, durante tutto il periodo che è stato a Napoli, al ritorno dalle vacanze, dalle vacanze natalizie, lui regalava ad ogni calciatore una fedina d'oro in segno di amicizia. Bagni, che ha vissuto con lui nel primo periodo napoletano all'Hotel Royal, ha trovato nella sua stanza ogni sera di ritorno dall'allenamento, ha trovato un giocattolo per il suo bambino, ogni sera, tutte le sere. E allora si diceva: Bagni e Maradona non vanno d'accordo perché sono gelosi l'uno dell'altro. Non era vero. Franco, non era vero, appunto, questa storia. Franco, grazie per aver arricchito ancora il nostro programma. Fatemi salutare anche quelli che ci vedono su Sky, canale 808, in tutta Europa, siamo collegati anche con loro. Franco, permettimi di farti gli auguri per gli 80 anni in diretta, forse qualche ora prima. Però è veramente... non porta bene, ma li accetto, perché sotto questo aspetto qualcuno ti ha preceduto, ma comunque gli auguri sono sempre graditi, certo. Anche se 80 anni sono tanti, pisano, certo. Sono 80 anni comunque pisano, però io posso dire di ringraziare tutti gli amici, veri amici, che hanno fatto di questi miei 80 anni una cosa veramente notevole e hanno rappresentato qualcosa di veramente importante per la mia vita, gli amici come te e come voi. Sei gentilissimo, grazie del tuo contributo come sempre splendido, poi ci sentiamo domani perché non ti dico. Ciao! Ciao, ciao! Ciao! È arrivata la troupe con le immagini del sindaco di Napoli, allora se mi mettete in onda le possiamo mandare stesso da qui. Federico, grazie. Pochi minuti fa abbiamo appreso la terribile notizia della morte di Diego Armando Maradona. Davvero una notizia tragica in un anno pessimo. Lo avevamo visto sofferente in qualche immagine di alcuni giorni fa, l'operazione, ma nessuno di noi poteva immaginare a 60 anni, da poco si era festeggiato il suo compleanno, un epilogo così drammatico. Maradona e Napoli. L'amore di Napoli e dei napoletani per Diego è viscerale. Nel 2017, per nostra volontà, è divenuto cittadino onorario di Napoli, ma non era necessario un vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Però siamo contenti che nell'anagrafe della nostra città ci sia Diego Armando Maradona. Attraverso di lui e attraverso il calcio, sembra incredibile, Napoli si riscattò con lo scudetto del 1987. Maradona, un uomo che ha unito tutti i napoletani di tutto il mondo, e ha unito anche
i tifosi di altre squadre, se vogliamo, perché è stato il più grande e immenso calciatore di tutti i tempi. Sì, un uomo anche discusso nella vita, ma per noi Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli e napoletani, con la sua genialità, con la sua unicità, quindi ci ha dato felicità. Tanta gente ha chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest'uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Quindi oggi per Napoli è una giornata tristissima, l'abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia e nella consapevolezza che quest'amore non finirà mai, perché è stato un amore vero, un amore grande. Ed erano queste le parole del primo cittadino di Napoli. Ci fermiamo un attimo, se non ci sono notizie dell'ultima ora. No, per ancora il momento no. Per il momento allora no. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo ancora. Vi possiamo salutare così? San Gennà, non ti crucciare, tu lo sai, ti vogliamo sempre bene. Ma na fin di Maradona, squaglio sangue in de vino. E che stai? Pubblicità. Bene, rieccoci nuovamente collegati con TV Luna. Stiamo parlando appunto della notizia che è arrivata qualche ora fa della scomparsa del nostro Diego Armando Maradona. Abbiamo al telefono Salvatore Isaia, credo. Salvatore, buonasera. Buonasera direttore, buonasera Lucio. Ciao Salvatore, buonasera. Hai detto voglio intervenire perché voglio guarda, esprimere anche io un giudizio, prego. È qualcosa di assurdo quello che il 2020 ci sta riservando, anche tutto quello che sta accadendo adesso, anche la scomparsa del nostro Diego. Mi sono sentito insomma di portare la mia piccola testimonianza al re di Napoli, perché il calcio non è calcio se non si parla di Diego Armando Maradona. Ma ti posso dire, Salvatore, egoisticamente parlando, era già difficile in queste settimane, insomma, da quando si è ripreso a giocare post-Covid. Adesso siamo in piena emergenza sanitaria e chi più di te può testimoniare, anzi grazie per tutto quello che fate nelle vostre cliniche, insomma, nelle vostre strutture, ma veramente hai l'impressione che oggi non ci sia più nulla da raccontare. Ne parlavamo prima col direttore durante la pubblicità, c'è da preparare una puntata di domani sera di Luna Azzurra Stadio e Napoli-Rijeka, insomma, già una partita di per sé vale veramente poco, però così diventa molto difficile. Certo, bisogna anche dire che quello che sta accadendo va al di là della scienza, cioè è vero che veramente pare che siamo addirittura d'arrivo per il vaccino, anzi le ASL sul territorio già stanno raccogliendo le adesioni, si partirà dagli operatori sanitari e dalle massime fragilità, quindi dagli anziani. Però quello che è accaduto oggi, insomma, Diego viveva in un corpo molto molto malato, diciamo, sì. diciamo, e non ha fatto nulla lui stesso per far sì che insomma le varie patologie che l'hanno colpito potesse avere la meglio. Insomma, non è stato un campione da questo punto di vista. Salvatore, grazie del tuo contributo. Grazie a te, direttore. Grazie, buona serata ciao, a tutti. Ciao. Allora, sono appena tornate le telecamere dal Murales che c'è dal quartiere Spagnoli su Diego Armando Maradona. Se la regia è pronta, possiamo mandare anche le immagini. Non capisco che succede. Forse adesso dovrebbe andare bene, credo. Abbiamo qualche piccolo problema, capirete, siamo in diretta e stiamo cercando di... C'è gente che va, gente che viene, insomma. Sì, infatti. Prende sempre più quota l'ipotesi di intitolare da subito lo stadio a Diego Armando Maradona. Intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello. Già da domani lavoreremo per intitolare lo stadio San Paolo a Maradona. Lo stadio è nostro e lo possiamo fare. Ci sono dei passaggi burocratici da rispettare, convocheremo la commissione toponomastica, ma non credo ci saranno problemi. Diego è stato il più grande di tutti per Napoli, mi sono appena sentito con il sindaco e da domani lavoreremo per questo. Ci sarà la commissione disciplina, ci sarà uno scambio di atti e con l'ok della commissione procederemo subito. Maradona era la città
di Napoli. A me piace pensare, Maradona è ancora e sarà sempre la città di Napoli. Sì, io vorrei chiedere a Ciro Borrino se è vero questa storia delle luci accese stasera. Sì, sono già accese. Sono già accese perché girano già sul web le immagini dello stadio San Paolo completamente illuminato e resterà acceso per tutta la notte fino alla partita di domani. E domani, lo ricordiamo, su volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, ecco, sì, durante tutta allora, la partita. Allora chiedo scusa, ci abbiamo al telefono l'assessore Ciro Borrino. Buonasera assessore. Buonasera a voi tutti. Senti, dunque abbiamo letto le tue dichiarazioni. Si farà questa intitolarizzazione? Sì. Ah, guarda, assolutamente sì, non c'è nessuna difficoltà, avvieremo già domani tutto l'iter amministrativo che porterà a brevissimo all'intitolazione dello stadio a Diego Armando Maradona. Coinvolgeremo il Consiglio Comunale con la Commissione Sport, quindi con il consigliere Sgambati, il presidente della Commissione. Il sindaco convocherà immediatamente la commissione dopolomastica, quindi saranno atti conseguenziali e immediati. Senti Ciro, mi confermi che lo stadio San Paolo, come diceva Lucio, è acceso? Già da due ore è acceso e resterà per tutta la notte acceso. Assessore, per tutta la notte che accesa, tempi burocratici ci vogliono più o meno per far sì che lo stadio San Paolo possa essere intitolato? In condizioni di normalità siamo in una posizione di straordinarietà, sindaco d'Imperio convoca tutto e può immediatamente assegnarlo, quindi non mi chiedete un tempo, però faremo tutto in maniera veloce e degna per far sì che quello sia lo stadio di Diego. Ecco, quindi non si chiamerà San Paolo Diego Armando Maradona, ma direttamente Diego questo Armando Maradona. Vediamo un attimino, cerchiamo anche un po' di capire, perché possiamo immaginare che ci sarà qualche esperto che ci consiglierà di dire stadio San Paolo Diego Armando Maradona oppure stadio Diego Maradona, insomma. Però assessore, posso dire una cosa? Io non voglio sempre far polemica anche in questo giorno, però forse e non c'è da fare polemica. No, però si poteva fare prima questa cosa, no? Sempre quando uno voglio dire non si può intitolare quando una persona è in vita. Ah, non si può intitolare. Non si può intitolare per legge in Italia, poi in altri il mondo probabilmente sì, ma in Italia. Queste leggi da Enna, giusto. Da Lampedusa fino a Bolzano. Hai ragione. Non si può intitolare qualche cosa che non è. Assessore, lei poco fa giustamente ha dichiarato che lo stadio è di proprietà del Comune di Napoli, ma ha trovato anche, come dire, pieno assenso e consenso da parte del presidente De Laurentiis su questa eventuale Non ho sentito il presidente, ma posso dirvi che il dirigente degli impianti sportivi è entrato in contatto con l'entourage del Calcio Napoli e domani le tour dello stadio San Paolo trasmetteranno immagini del Gran Grimo. Che bello. Lutto nazionale, lutto cittadino mi pare? Lutto cittadino, il sindaco sta per proclamarlo, dobbiamo capire un attimino quando ci saranno i funerali in Argentina, quindi capire se saranno il lutto cittadino che accompagneranno fino al giorno del funerale oppure partiranno dalla prigione del fermo, domani è già il lutto cittadino. C'è da ora veramente. Sì. Assessore, abbiamo approfittato ovviamente della sua figura in quanto amministratore rappresentato amministrativo della nostra città, ma il suo ricordo di Maradona da tifoso del Napoli? Allora, ricordo da quindicenne o ricordo da quindicenne in curva e me lo ricordo. Da quindicenne in curva e posso dirvi che quando quella palla rimbalzava e aveva giocato un colpo di testa il grande Giovanni Galli, insomma, quel fiato, quei minuti, in quei secondi, quelle frazioni di secondi interminabili in cui quella palla entrava saranno uno dei ricordi più belli della mia vita. Bene. Posso dire che invece quello che mi ha stupito è quando ho dato la cittadinanza onoraria a Maradona, sì. Penso che vi ricordiate, cioè, come no. Quella conferenza stampa, alla fine della conferenza stampa, andammo nella saletta dietro, Diego mi abbracciò e disse ti ringrazio, mia mamma è contenta, ti ringrazio per le tue belle parole che hai utilizzato per me per ricordare quello che io ho fatto a Napoli. Io ho detto guarda Diego, ma io non devi ringraziare tu me, ma sono io a ringraziare per tutto quello che hai fatto e per la mia generazione, perché io sono generazione Maradona, insomma sono tra quei ragazzi che andavano a vedere la partita, quindi sono una generazione che ha vinto, che ha vissuto quei momenti speciali. E poi un altro ricordo sempre della città di Antonaria, vi voglio ricordare che il palco era difficile, c'erano un po' di fischi, c'era un po' di contestazione, un po' di polemiche, no? Vi ricordate quei giorni di luglio di 3 anni fa? E il pubblico era molto critico, insomma,
sicuramente risilti a qualche ex calciatore del Napoli, e Maradona che cosa fece? Mise la mano sulla spalla e entrammo sul palco con l'Ico che metteva la mano sulla spalla, quasi a dire, Ciro, roba mia, non lo vedi fischiare a sto ragazzo perché sta facendo una cosa per me. Quindi queste sono due cose bellissime, da brividi. Grazie della disponibilità, Ciro. Grazie anche. Grazie, buona serata. Ciao. Allora, c'è un filmato che abbiamo visto prima insieme al collega Trapolino, ce ne siamo innamorati, con una musica di Life's Life, non so se la conosco. Life, come no? Dove Diego fa delle pazze. Durante il riscaldamento, no, di Diego? Ragazzi, vediamocelo, perché queste sono immagini che i figli, dei nostri figli, che a loro volta avranno dei figli, che avranno figli, diranno che sulla terra c'è stato qualcuno che ha fatto impazzire un popolo. Bene, rieccoci nuovamente in studio. Abbiamo due telefonate, vediamo di prendere subito. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, Angelo, scusami, mi sono andato a intromettere, sono Aurelio, chiamo dalla provincia di Milano. Ah, che ti vuoi intromettere, Aurelio? Mi sono intromesso proprio nel momento in cui avete tanti personaggi illustri, quindi ti rubo proprio 30 secondi. No, dai, vai tranquillo, vai. Solo per dire una cosa, intanto adesso io non so se vi siete accorti, fammi dare anche il mio pensiero e il contributo da napoletano su questa persona che abbiamo veramente amato tanto. Allora, non so se vi siete accorti, questo oltre a ballare, ma con le scarpe slacciate, non so se vi siete accorti, sembra un piccolo particolare, no? Proviamo noi, inciampiamo, cadiamo, con le stringhe lunghe sotto i piedi, questo con le scarpe slacciate, avete visto cosa faceva? Ma sì. Io non voglio parlare... scusami, vado un po' a ruota libera, io non voglio parlare da napoletano, il mio pensiero non è da calciatore su quella persona lì, no, io è da uomo. Questa persona è nata in un posto poverissimo e ha camminato a braccetto con i potenti del mondo, ma non si è mai dimenticato chi era. Quindi lui, quando è venuto a Napoli, non me ne frega niente quello che ha fatto calcisticamente, se abbia vinto 2 scudetti, non me ne frega niente. Questo ha capito e si è incarnato nel popolo napoletano. Questo quando andava al nord non andava attraverso il calcio, cercava di far capire, non vi permettete di dire ai napoletani lavatevi, puzzate. Era questo che il popolo napoletano, per questo ama Diego Armando Maradona. E quindi è il minimo che a Napoli gli deve intitolare lo stadio. Io potrei stare ore a parlare, ma so che rubo minuti agli altri telespettatori e soprattutto ai personaggi illustri, ma io voglio che voi parlate di più, non tanto del calciatore, ma dell'uomo, ha tenuto testa, ripeto, ai potenti del mondo. E mi dispiace, si è rovinato la vita da solo, lui l'ha sempre detto. Io non ho mai fatto del male agli altri, mi sono fatto male da solo. Angelo, io vi chiedo scusa, avrei tante cose da dire, però parlate più dell'uomo, di quello che lui si incarnava. Lo abbiamo fatto ad inizio trasmissione, Aurelio, comunque fai benissimo a sottolinearlo. Tra le altre cose, è bello ricordare l'abbraccio di Diego Armando Maradona a Roma, grazie, con grazie Papa Bergoglio. Ciao, sì. Buona serata, Aurelio. L'abbraccio con Fidel Castro, cioè... Tutti i personaggi. Esatto, con quelli che sono vicino veramente ai poveri, al popolo. E lui osteggiava, cioè era un Robin Hood del calcio, voglio dire, no? Lui ha fatto una guerra a Blatter, ma non era una guerra personale, era una guerra per combattere un sistema, certo, che lui voleva denunciare, e sappiamo bene quanto poi lo ha pagato. Sai cosa pensavo da napoletano poc'anzi vedendo quelle immagini, sì, Angelo? Che a volte veramente la vita è ingiusta, perché per noi calcisticamente... Dispiace dirlo, ma Diego Armando Maradona è morto agli inizi degli anni 90, quando ha abbandonato Napoli, è dovuto andare via, sì, da Napoli. Poi c'è stata la parentesi dei mondiali del 94, dove, ecco, da amanti del calcio quali siamo, lo abbiamo ammirato fino a quando poi non lo hanno estromesso, con quella famosa questione del doping. E poi abbiamo perso il giovane Massimo Troisi e abbiamo perso il giovane Pino Daniele. Ma ti rendi conto quanti anni di belle cose? Ci siamo persi. Allora, intanto ti dico che lo stadio di Cava dei Tirreni è illuminato. Ah. Quindi hanno acceso anche lo stadio a Cava dei Tirreni, grazie anche agli amici di Cava dei Tirreni. Poi arrivano le dichiarazioni del mio caro amico anche Giuseppe Bruscolotti. 30 secondi, se
Però come sono belle queste immagini, fai no, 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 ma andiamo, non si possono... Non andiamo si possono a sentire dal sito del Mattino, Beppe Bruscolotti, ascoltiamolo. Quelli che lo hanno vissuto, e credetemi, sono tantissimi quelli che hanno vissuto Diego Armando Maradona, lo stanno ricordando in ogni modo. Mi piace però ricordare anche quello che accade poi nella nostra città, perché poi vedi, Lucio, tu questa città la conosci come me, certo. È una città capace di soffrire, è una città capace di... Guardate che cosa succede, guardate con l'audio, guardate qui. È come un lutto di famiglia. Questa piazza l'ha creata mio padre per omaggiare proprio Maradona in tempi buoni, non ora. E oggi per lui è morto come una persona di famiglia. Le lacrime sono tante, il dispiacere di un campione che ha rimasto il segno a Napoli e per tutta la sua città. Un segno indelebile che non si cancellerà mai, né col tempo né con altri grandissimi campioni che verranno, perché lui è stato il re di Napoli. Un vuoto immenso. È morto un padre. Stasera è morto il calcio. Ho visto adesso Sky, il figlio di Marzio piangeva a dirotto. Ha lasciato un vuoto... Molto la storia, la leggenda. Il nostro padre. Tutto. Tutto. Noi ci organizzeremo per fare una notte dedicata a lui. La farete qui? La faremo qui, sì. Ma qua questa è una seconda casa per Maradona. Ma questa è la prima casa, perché chi sta andando qua Maradona? Quando ero voglio. Il Morales che abbiamo fatto qua nel 1990. Siamo scossi. Ma non abbiamo parole. Perché è venuto all'improvviso, proprio come una saetta. Eccoci nuovamente collegati. Tra le altre cose, queste erano le immagini appunto nella, vicino ai quartieri spagnoli, sì. Ti dico anche, Angelo, che ci sono centinaia di tifosi del Napoli fuori dallo stadio San Paolo. Ah. Si è scatenato un vero e proprio tantam tra i tifosi, si stanno radunando tutti fuori allo stadio San Paolo. Ovviamente noi raccomandiamo di non dimenticare che sono le norme di sicurezza personale per gli altri da rispettare in questo periodo di Covid, quindi mi raccomando, cioè mascherina, distanziamento per quanto possibile, però il dolore è tanto. Si sta organizzando una vera e propria veglia di tutta la città a Diego Armando Maradona. Certo, allora c'è una telefonata, andiamo subito al telefono. Pronto? 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 Sì, eccoci, buonasera. Allora, se andiamo, scusami un attimo, se andiamo live, per favore, agli amici della regia, eccoli qua. Eccolo. Dimesso dalla clinica di Olivosso, dove 8 giorni fa era stato operato per un ematoma subdurale. L'ex fuoriclasse si è fatto largo tra la folla dei suoi fan, è salito a bordo di un veicolo e è stato portato in una casa affittata nel centro residenziale di Villanueva Tigre, località a nord dell'area metropolitana di Buenos Aires. Qui Maradona si sottoporrà ai trattamenti necessari per curare la sua dipendenza dall'alcol e da alcuni farmaci. La località dove Maradona trascorrerà questo periodo non è stata scelta a caso. È un servizio questo che era qualche giorno fa, abbiamo preso delle immagini vecchie, però effettivamente fuori al San Paolo ci sono dei tifosi. Adesso proveremo a intercettare e a capire quello che sta accadendo fuori al San Paolo. Chiedo scusa al telespettatore che l'ho interrotto, prego. Ciao, buonasera. Perdonami, prego, buonasera. Ciao, sono Luca da Giuliano. Senti, ciao Luca. Non ho parole, veramente una cosa che ci ha colpito profondamente. Cioè io sto così, quando è morto mio padre, oggi piango perché è morto Maradona. È una cosa che resterà sempre nei nostri cuori, ha dato tanto a Napoli e non nascerà mai più uno come Maradona. Perché la cosa che mi fa un po' rabbia, senza fare polemiche, è che secondo me De Laurentiis doveva fare qualcosa in più quando Maradona era vivo. Ma forse tutti dovevano fare qualcosa in più. Maradona meritava di più dalla società calcio Napoli. Non penso solo dal Napoli però, Penso anche alla FIFA, penso anche alla UEFA. Sì, anche alla FIFA sì, però in generale dalla società calcio Napoli. Capisco.
secondo me non è stato fatto danno dalla società. Beh, questo poi lo dirà il tempo, vedremo di capire anche questa situazione che, come dici tu, forse poteva essere gestita meglio, proprio per il rispetto che la città aveva con Diego. Grazie, esatto. Grazie. Grazie a grazie. Voi, grazie a voi, sono vicino a tutti i tifosi del Napoli. Grazie. Prendiamo l'altro telefono, poi una domanda da farti. Pronto? Pronto? No, è caduta la linea. Ti volevo chiedere, al di là delle cose adesso che tutti... le istituzioni adesso metteranno il loro timbro in questa certo. situazione, che sappiamo com'è, resta un popolo, resta una città, resta una passione, resta un amore che nessuna amministrazione comunale, regionale, provinciale, nessuna istituzione può modificare o cancellare. La spontaneità del popolo è la bellezza di Napoli, è la straordinarietà di una città che pure nelle difficoltà sa essere grande, sa essere... sa essere proprio unica. Unica, brava, non mi veniva l'aggettivo, unica anche nel dolore sicuramente, ma è la testimonianza che Maradona è Maradona, cioè tutte le telefonate che stiamo ricevendo, ma la sensazione anche mia personale, tu più di me lo hai vissuto anche da vicino, di quando ho avuto il piacere anche di mangiare appunto, con lui a casa appunto, sua. Io il contatto più ravvicinato che ho avuto con Maradona è quando stavano i distinti e lui fece quella famosa punizione contro la Juventus, io ero proprio lì a pochi metri da lui e me lo ricorderò per sempre con queste braccia alzate al cielo, e tutti, io mi ricordo i tifosi che mentre festeggiavano si guardavano per dire ma come ha fatto, era impossibile, ancora oggi non si spiega fisicamente, scientificamente come una traiettoria del genere potesse andare a insaccarsi alle spalle di tacconi. Giornata piovosa. Però la sensazione è proprio quella, è come se fosse morto qualcuno a te profondamente vicino, caro, come un padre, come un fratello. No, io quando ho avuto la notizia, ti giuro, ero... Mi ha chiamato Raffaele Tagliamonte e me l'ha detta subito. E a un certo punto mi sono sentito un po' di girare la testa, mi sono dovuto un attimo fermare. Però... capisco tutti quelli che poi perdono un riferimento, perdono una persona, un punto di riferimento. Maradona lo era, anche se da lontano noi soffrivamo con lui. E questo è stato un sentimento di tutta Napoli, non personale ma di tutti. Sapere Diego in ospedale, sapere in difficoltà, le notizie. Noi mandavamo il Forza Diego, no? Ogni sera, chi ci segue lo sa. Puoi pensare che si aggrava, puoi pensare che piano piano, ma non puoi pensare a un improvviso spegnimento della vita. Così. Ma poi la fotografia di 3 giorni fa, lui che sorrideva, insomma, gli ho detto vabbè, ce l'ha fatta pure stavolta, sempre perché nel nostro immaginario collettivo era immortale. Certo. È sempre lo stesso, Diego, no? Certo. Ci fa vivere quei giorni di grande paura, ma poi con il colpo di genio che soltanto lui sa fare, come faceva in campo, si risolleverà. Andiamo ancora al telefono, c'è una telefonata. Pronto? Buonasera, ciao Angelo, ciao Lucio, ciao Nino. Ciao, ciao. Senti Angelo, io a parte che sto male, sono contento che mi sono andato da lavoro perché non ce la facevo nemmeno più. Purtroppo sono un ragazzo giovane, non sono fortunato come voi, avete vissuto Diego, ci ho dato da vicino sul campo. Però da tifoso del Napoli mi sento debitore di Diego. In senso che vorrei ricambiare tutto quello che lui ha fatto per noi e per la città. Purtroppo questo non lo possiamo fare mai perché abbiamo un debito a vita, però l'unica cosa come poter debitare è amarlo per sempre come abbiamo sempre fatto e combattere per la sua immagine fino all'ultimo respiro, perché quello che comunque veramente ci ha fatto sentire felici, avere pensieri, quei momenti quando sentivo persone, familiari, che quando Diego ha fatto gioire Napoli, quei giorni a Napoli non c'erano pensieri. E non è una persona umana, è una persona che per noi è stato più di un calciatore, poi aveva un grande cuore, aveva il cuore come giocava a calcio. Sto male, non saprei che fare per lui. Io ho anche un figlio che si chiama Diego. Non lo so, guarda, deve passare, sarà difficile, ma veramente mi sento male. Abbiamo perso, forse, non so, non c'è più nemmeno voglia di guardare la partita domenica, te lo giuro, guarda. Scusatemi. Allora, grazie. Allora arriva la foto dal San Paolo. Abbiamo una foto per il momento dal San Paolo, se la possiamo mandare.
Eccola qua, l'alzo un po' così tanto per vedere. Guarda, guarda quante gente. Lo stadio San Paolo e ci sono le persone che si sono lì di fuori, la curva B, la riconosco come fosse la mia curva, quindi ne ha parlato anche Conte, ha detto era un genio del calcio. L'equipe addirittura titola se n'è andato un dio. E quindi anche questa è una questione relativa a quello che riportano anche i giornali non italiani e quelli stranieri. Non vi dico poi che sta succedendo in Argentina, dove 3 giorni di lutto, naturalmente in Argentina, poi Maradona, se qua a Napoli è tutto, ma in Argentina, pensate, un uomo che ha portato la Coppa del Mondo e tante vittorie con le nazionali. Fermiamoci un attimo, c'è la pubblicità, dovremmo finire, ma invece andiamo ancora avanti per mezz'ora, perché dico per noi importante. Eccoci qua, siamo nuovamente collegati con lo studio A di TV Luna, studio B, pardon, di TV Luna, dove naturalmente con Lucio Pieri stiamo ricordando le gesta di Diego Armando Maradona e quello che in città si sta vivendo. Mi confermano che ci sono molti tifosi fuori alla curva B. È comparso uno striscione anche al centro paradiso di Soccavo. Anche al centro paradiso di Soccavo. Questo è il tuo paradiso immortale. Che naturalmente è il ricordo di un campo di allenamento che ha visto calcare tantissimi calciatori che poi hanno fatto la storia di questo Napoli. Vorrei dare spazio anche a qualche tifoso adesso, se abbiamo delle dirette al 7-28-14-14, pure per ricordare anche quello che è stato. Per molti, tanti hanno ricordi, tanti hanno le maglie di Maradona, che adesso diventeranno cimeli assoluti, se già non lo erano prima. Tanti avranno, penso ai collezionisti, penso a quelli che hanno conservato la memoria di Diego Armando Maradona. Abbiamo una telefonata, ancora pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. È in diretta. Sì, sono Antonio Francillo da Giugliano. Antonio, buonasera. Niente, io non voglio rubare troppo tempo. Ma se non mi ascolti per... tutti gli amici che stiamo qua addolorati, voglio dire solo una cosa. Dici. Praticamente per il momento mi è tracato tutto quanto. Sì, la sensazione è quella, è vero. Grazie. Io sono affranto una notizia a Ciel Sereno che mai mi sarei aspettato. Non ce lo saremmo aspettato neanche noi, purtroppo. Va bene, ti ringrazio per la tua telefonata. Sì, io ricordo veramente con grande affetto tutti i tifosi che spesso mi chiamano, mi contattano. Sì, Massimo, buonasera, sono Angelo da Napoli. Ciao, Angelo Pompameo da Napoli. Massimo, ciao. Caro, ciao. Massimo Mauro, ciao. Siamo in diretta. Massimo, scusami, ti ho chiamato velocemente così. Come diretta? Per un ricordo, sì, di Diego, del nostro... E su quale diretta sei? Siamo sul canale che io dirigo, TV Luna Napoli, a Napoli. Massimo, un momento veramente difficile. Napoli è stretta intorno a Diego Armando Maradona, pensa allo stadio, è acceso, c'è il lutto cittadino e ci sono migliaia di tifosi fuori al San Paolo in questo momento. Sì, beh, certo, se posso dire è il minimo, è il che minimo. La città, io me lo aspettavo, me lo auguravo che Napoli rispondesse così, non avevo dubbi, è giusto. Napoli, Diego è figlio di Napoli, è l'unico... diciamo che ha questo onore, ma non perché è morto, guarda, non perché è morto. Diego è diventato giustamente figlio della città, perché lui ha sposato tutto quello che è la cultura, che è la storia, che è il costume, che è... che è lo sport, ovviamente, ma io lo sport sai che lo metto in fondo a queste cose, perché Diego è stato un uomo di cultura, Diego è stato un uomo dell'arte, Diego era, dipingeva con i piedi, e non solo con i piedi,
Diego sta accanto a Mozart, a Van Gogh, a Di Stefano, a Cruyff, è seduto lì tranquillo e non vede l'ora di fare la partitella con quelli lì. Massimo, tu ci hai giocato con Diego, l'hai conosciuto sotto tutti gli aspetti, era un leader sicuramente. Ecco, credi che forse si poteva fare qualcosa di più per tenere Diego un po' più tra noi, anche in Italia, in Europa, e non lasciarlo forse a Dubai, forse in Argentina, un po' fuori da quello che era poi il suo ambiente? No, sai, guarda, per anni, tu lo sai, per anni io mi sono fatto questa domanda. Io finito di giocare sono andato in Argentina a stare a tentare di stare con lui un po', è stato un errore. Diego è stato quella persona lì meravigliosa, perché le qualità di Diego migliori erano la generosità e la disponibilità per gli amici e per i compagni di squadra, quindi le doti migliori che una persona può avere. Certo. Lasciamo stare il calciatore, ma la persona, questa è la cosa importante. E Diego non ha mai, pur essendo istintivo, pur essendo la persona che credeva di poter fare tutto quello che gli passava per la testa, ma sempre senza arrecare danno alle altre persone. Massimo, questo ha fatto la differenza. Certo. Questo, quando tutti dicono ma non c'è uno che parla male di Diego, e lo dicono anche con un po' di rammarico, secondo me, molti, no? Non sanno questo, non sanno che Diego era la correttezza fatta persona. Massimo, io ho un grande ricordo di te come calciatore, ma nell'occasione mi ricordo che una volta tu hai giocato con la maglia di Diego Armando Maradona. E io non ho mai chiesto niente a nessuno, e di tua spontaneità ricordo che tu venissi da me e dicesti, te la togliesti e dicesti, Angelo, questa è la tua, e me la regalaste. Me lo ricordo? Purtroppo è vero, hai ragione. Me lo ricordo benissimo, io ho una maglia del Napoli, perché sì, io non ho mai chiesto una maglia a nessuno. Me l'hai data tu, ed era la 10 che indossava Maradona, e tu giocasti quel giorno con la maglia di Maradona, non so se lo ricordi. Sì, ma no, io ho fatto... quando sono arrivato, io ho giocato le prime 5 partite, perché Diego arrivò 2 mesi dopo. Sì. Io giocai con 5 partite con la maglia numero 10, e fortunatamente, non per merito mio ma per merito della squadra, eravamo primi in classifica dopo quelle 5 partite. Sì. Ma lì capì l'importanza di quella maglia, perché per 2 mesi ero il ragazzo, la persona, il calciatore è più supportato dalla città, perché sì, la città conosceva la pesantezza e l'importanza di portare quella maglia. Io invece devo dire che ero anche un po' scanzonato, un po' incosciente, e non avevo ancora ben in mente cosa significasse il numero 10, no? E poi lo capì dopo, quando vidi che fui anche fortunato, perché feci un gol a Verona la seconda partita, quella di Verona era una partita importantissima, sì, per la città, e quindi capì veramente che significato aveva quel numero 10. Sì, però nell'occasione tu, ricordo che Maradona la partita non la giocò e la giocasti tu, e ritornò la 10 a te. E tu la desti a me, io me la posso mai dimenticare. Perché sei fortunato ad avere un amico come te. Volevi fare una domanda, Massimo? Sì, era più che altro un'osservazione, una curiosità. Buonasera, Massimo. Avrebbe meritato dei funerali di Stato. Purtroppo questo maledetto 2020 non solo se l'è portato via, ma non gli potrà concedere neanche l'onore delle armi, come suol dirsi in questi casi. Immagino quanti di voi sareste andati al funerale del grande Diego. Guarda, è veramente, diciamo, per me quello che ho vissuto insieme a lui, non ho bisogno, diciamo, che me lo riconosca nessuno, no? È una fortuna straordinaria essere stato suo amico e suo compagno di squadra per 2 anni. A me è capitato solo per 2 anni. Immagino Ciro Ferrara, De Napoli, Crippa, Francini, quei ragazzi che gli sono stati accanto per più tempo,
la tristezza e la... Però ti ripeto, Diego è così, i grandi artisti sono così. La cosa importante è che veramente nessuno può dire che Diego ha fatto qualcosa per danneggiare un'altra persona. Ecco, questo, io credo che questo sia il messaggio più bello che Diego ci ha lasciato. Cioè, Massimo, quello che nella sua vita, pur difficile, pur complicata, ha danneggiato solo se stesso e sì, mai gli altri. Sì. Questa è una cosa bellissima. Massimo, noi veniamo da una settimana in cui giustamente qui a Napoli abbiamo celebrato, perché lo abbiamo, ahi noi, visto da vicino, il grande Zlatan Ibrahimovic, che a 39 anni riesce ancora a deliziare il pubblico e i tifosi, ma senza i suoi vizi extracalcistici, quanto avrebbe potuto giocare ancora Diego Armando Maradona? No, ti posso rispondere sinceramente. Certo, certo. Non è una domanda da fare, non è una riflessione da fare, perché è come dire... Cioè che Mozart doveva in qualche maniera essere più riverente nei confronti dei re, delle regine di quel tempo, che Van Gogh doveva essere più educato e più rispettoso dei suoi genitori, o che Dalì dovesse essere più rispettoso delle donne. Cioè quei grandi artisti, i grandi personaggi, bisogna... come dire, accettarli per quello che hanno dato e per quello che ci hanno dato. Perché anche Diego questo lo rendono un mito, probabilmente. Anche Diego questo è stato l'arte, ragazzi. Sì. Diego era arte, non certo, era calcio. Sì, sì. Allora, Massimo, stiamo vedendo in diretta le immagini del San Paolo. Se tu hai Sky, vai su 808 e vai in diretta su da noi e vedi quello che sta accadendo fuori al San Paolo. Migliaia di tifosi in questo momento in diretta. Siamo bellissimo. Con noi in questo momento anche con l'audio. Massimo, io ti ringrazio di vero cuore per aver risposto. Non ti ho mai telefonato, non ti ho mai scocciato, ti voglio bene, anche se non ci vediamo. Grazie. Grazie Angelo, ciao. Grazie ciao, a Massimo ciao, Mauro. Ciao, buona serata. Napoli, in diretta, Stadio San Paolo, hanno deposto dei fiori fuori la curva B, c'è la bandiera che spesso c'è in curva B accanto a quella del caro amico mio scomparso, Pasquale D'Angelo, ma tanti tifosi che non ci sono più nel San Paolo, che si agita, sventola. Con migliaia di tifosi in diretta dal San Paolo. Siamo collegati proprio con quanto sta accadendo in questo momento live dalla curva. E vedete quanti tifosi si stanno radunando. È un momento molto importante. Pazzesco. Questa è la Napoli. Senza nessun tipo di organizzazione, tra le altre cose, è tutto spontaneo. Senti gli applausi, guarda. Ci sono naturalmente forse anche dei momenti cordoglio, di corpi da parte dei tifosi. Questi sono gli ultras, ragazzi, sono dei ragazzi della curva B. Sentiamo, sentiamo. Eccoci nuovamente, lasciamo queste immagini dal San Paolo che sono bellissime. Lucio, ho letto anche le dichiarazioni di Leo Messi. Sì, dice Messi non è andato via perché i grandi non se ne vanno. Ecco. Per la serie è soltanto un arrivederci per la sua immortalità. Io nel frattempo stavo leggendo il post bellissimo di Ciruzzo Mertens, altro napoletano acquisito. Sì. Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero è subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra. Se negli ultimi anni il mio nome è stato messo vicino al tuo, me ne scuso, perché non potrò mai essere alla tua altezza. Quello che hai fatto per la nostra città resterà per sempre nella nostra storia. Da domani indossare la maglia azzurra sarà una responsabilità maggiore. Ciao idolo, è stato un onore e un orgoglio conoscerti. Certo, tieni presente che Guido, che Diego Armando Maradona è andato a Castelvolturno e ha fatto naturalmente la conoscenza con tutti i calciatori del Napoli più volte, e tra cui ha conosciuto anche Mertens. Mertens ha raccontato poi di essere rimasto a bocca aperta quando era a fianco a Maradona, pensando quell'uomo che cosa avesse realizzato in tutti gli stadi del mondo.
Perché qui non parliamo di un giocatore che si è affermato a Napoli solo. No, parliamo di un giocatore che si è affermato. Ha vinto la Coppa del Mondo da solo. Esattamente. Allora, le immagini, Federico, bravo, questa è l'immagine che voglio tenere adesso. Adesso voglio dare un po' spazio anche ai tifosi da casa, che naturalmente sono davanti al televisore. È arrivato anche il tweet di Lapo Elkan, te lo sottolineo perché su web vedevo spesso la mia foto con Maradona. Era per prenderci in giro per le nostre dipendenze. Loro però non sapevano che io ero onorato di stare vicino a Diego, perché era un mio vero amico. Mi manchi già, leggenda dal cuore d'oro. Sei e rimarrai il mio numero uno, eterno 10. Porca, veramente sta stupendo, perché già qua dichiarazioni continue di amore verso Napoli. Qualche giorno fa ha sempre detto Napoli è la mia seconda squadra, è la mia seconda città. Ecco, vedete intanto il San Paolo che è sempre più a pieno di persone. Naturalmente questa è l'immagine che ci arriva in diretta live in questo momento dalla Curva B. Naturalmente domani avremo l'occasione di approfondire con altri filmati, altre situazioni, per renderci conto anche di quello che è stato e quello che sarà la notte. Una notte di veglia, una notte di rispetto. Andiamo a sentire un po' gli audi, se ci sono ancora audi, vedo riprendere. Dai. Naturalmente c'è il rispetto, no? Lucio, c'è il rispetto e il silenzio anche della gente. Che... La compostezza. Esatto, sì. Questa è la Napoli che mi piace ricordare, è quella dei sentimenti, quella che nei momenti... Guarda, guarda. Ma andiamo a sentire guarda. Ritorniamo in studio, lasciamo sempre queste immagini che fanno capire l'affetto di Napoli per Diego Armando Maradona e aspettiamo di collegarci adesso con l'amica e la collega Delia Pacello che vuole darci alcune comunicazioni. Appena è pronta me la passa. Minuto di raccoglimento del Rijeka che stava svolgendo la rifinitura allo Stadio San Paolo. Ah, che bello. Erano... Lo ricordiamo, il Rijeka è l'avversario del Napoli domani sera in Europa League. Ha parlato anche Berlusconi, tanti milanisti stanno parlando, tutti i grandi che hanno sfidato Diego Armando Maradona. Baresi si è detto completamente affranto di quello che lui reputa essere stato il più grande avversario, sempre corretto in campo tra le altre cose. Sì. E le prendeva Diego. Guardate i fiori e i lumini accesi. Andiamo a sentire l'audio, Federico. Mettete tutti un metro di e vi lasciamo un metro di qua. Davanti allo striscione che hanno messo in curva B hanno acceso dei lumini. Bandiere, candele, gente, fiori. Ha portato i lumini. Lumini, vessilli. Ah, stanno aprendo anche un altro striscione. Guardate, guardate il tuo vessillo non tramonterà mai. Guardate, adesso stanno aprendo qualcosa i tifosi. Mi fai sentire l'audio, Federico? Metti anche il mio audio, insieme, i due audi, misceliamoli. Stanno aprendo qualcosa? Ah, è il vessillo di Diego. È il vessillo di Diego Armando Maradona. Ecco lo Stadio San Paolo. È il vessillo di Diego esposto. Esposto. Bellissimo.
Stadio San Paolo, curva B. Guardate che belle immagini, tutte in diretta col telefonino. Io ero sicuro che dovevamo proseguire perché qua i napoletani io li conosco troppo bene. Questo è solo l'inizio di quello che poi sarà la giornata triste dei suoi funerali, che sicuramente saranno fatti in diretta, che sicuramente vedremo dall'Argentina, che sicuramente ci daranno quelle emozioni e ci daranno quel rispetto. E sono sicuro che sulla sua bara sicuramente ci sarà un vessillo del Napoli, oltre che dell'Argentina, una nazione che è nei nostri cuori e alla quale ci siamo affezionati proprio per aver avuto un suo figlio qui da noi. Eravamo tutti un po' argentini, diciamo. E gli argentini erano tutti un po' napoletani. Esatto. Diciamo. Ricordiamo sempre la famosa semifinale. E allora facciamo questo mea culpa del mondo. Questo mea culpa. Abbiamo tifato per l'Argentina quando ha giocato a Roma con la Germania, alla finale persa ci siamo dispiaciuti. Poi, mea culpa lo faccio personalmente. Io su Italia-Argentina non ho tifato per l'Italia. Neanche per l'Argentina, ma per Maradona. Ma non sei stato l'unico, anche. E adesso è inutile che mi stanno a dire quello che succede. Vediamo se abbiamo il collegamento telefonico, ragazzi. Andro, ci sono. Eccoci qua, Delia Paciello. Buonasera, Delia. Buonasera, Andro. Buonasera. Allora, spieghiamo che succede. Tu fai un programma molto interessante con tanti ospiti che si registra? Si registra il pomeriggio e noi abbiamo avuto praticamente la notizia durante la registrazione di questo lutto grandissimo per tutti, ma non solo per i napoletani ma per tutti gli amanti del calcio, perché Diego Maradona ha rappresentato qualcosa di importantissimo per il mondo del calcio, per il mondo dello sport. Io dico non solo anzi per i tifosi, per gli sportivi, ma addirittura insomma anche ha dato un grande segnale a livello sociale, perché ci ha fatto sognare. Napoli, sappiamo tutti i problemi che ha avuto, regalare un sogno a una città come Napoli che lotta contro le blasonate squadre del nord per lo scudetto, no? Cioè, è stata una rivendicazione anche sociale per i napoletani nell'epoca appunto di Maradona. Allora, io sono nata in quegli anni, sì, Andro, sì. Quindi vicino allo stadio. Allora Delia, diciamo, hai registrato questo programma che andrà in onda alle 23 stasera. Alle 23. Ora che cosa succede? Succede che all'inizio tutto rose e fiori, parliamoci chiaro. Abbiamo iniziato sorridendo. Tieni presente che io ho i filmati che ho fatto l'intervista a Gattuso, la conferenza stampa di Gattuso, quella di Koulibaly, le immagini di allenamento. Che mando oggi, ragazzi? Le immagini di Gattuso, l'allenamento, Koulibaly, con tutto il rispetto, ma non è proprio serata. E tu naturalmente ti sei trovata in questa prima parte, che poi le cose cambiano nella seconda e nella terza parte, però sembra quasi rose e fiori, quindi abbiate pazienza, amici telespettatori, che alle 23 sembra quasi guarda, è brutto pensare che io vada in onda col sorriso dopo una notizia del genere. Purtroppo ancora non lo sapevamo, quindi eravamo ancora sorridenti. Anzi, tra l'altro tu sai, Andro, che Diego Maradona Junior, al quale penso che tutti quanti facciamo un grande saluto, non ci sono parole per questo momento, però sai che è stato anche ospite della nostra trasmissione, ci ha raccontato anche dei problemi di salute del papà, però non ci ha fatto preoccupare più di tanto, era tranquillo anche lui. Quindi immagino un grande colpo anche per il nostro Diego Junior, che ora è in ospedale ancora per il Covid, quindi lo aspettiamo presto. Insomma, è una situazione veramente dura per tutti noi della famiglia. Ci siamo spiegati. Esatto. La gente conosce la tua professionalità, sa che sicuramente eri in buona fede. Grazie per il tuo intervento, grazie, ti seguiremo alle 23. Allora, grazie. Io chiudo la nostra trasmissione a questo punto. Non prima di aver ringraziato Lucio. Grazie a te, Angelo. Ovviamente domani puntata speciale di Luna Azzurra Stadio. Di Luna Azzurra Stadio partiremo forse anche un po' prima rispetto al nostro solito palinsesto. In qualche modo tenteremo di raccontarvi la partita che comunque ovviamente si giocherà tra Napoli e Rijeka, ma senza dimenticare quello che purtroppo stiamo vivendo e che continueremo a vivere. Quindi vi stiamo preparando una super puntata, anche grazie alla collaborazione del direttore Angelo Pompameo. Saluto personalmente dicendo: se tutto va bene, entro, l'unica cosa buona che ci porteremo di questo 2020, entro il 31 dicembre, potrebbe già diventare realtà il sogno di vedere lo Stadio San Paolo intitolato Diego Armando Maradona. Anche il mattino so che sta facendo questa petizione. Permettimi di salutare e ringraziare il collega Antonello Giannetti, che doveva essere qui stasera,
però poiché abbiamo sconvolto tutta la scaletta eccetera, non l'ho potuto tenerlo qui, invitarlo naturalmente al più presto, Antonello, che è uno di noi, capisce la situazione, che abbiamo dovuto cambiare tutto improvvisamente. Antonello, ti voglio bene, ti aspetto presto. Grazie alla nostra regia tecnica che anche stasera ha fatto miracoli, come al solito, Federico Scatozza, Peppe Trapolino, Antonio Biscardi alla grande. Ringrazio anche il nostro dottor Piccirillo che ci è stato vicino anche sostenendo questo sforzo editoriale di stasera. Ragazzi, io avevo preparato una torta, improvvisamente mi dicono che devo fare una margherita e chiaramente abbiamo fatto il possibile. Scherzo, voglio dire, è il nostro lavoro di giornalisti, inventarci e ritrovarci. Mai però avrei pensato di dover cambiare una trasmissione per la scomparsa di Maradona, e questa è la cosa più grande che mi addolora di oggi. Grazie a Lucio Pietro ancora. Grazie a te, Angelo. Grazie, grazie a voi tutti che ci avete seguiti. Torniamo domani con Lucio Pierri, con venerdì, con Tifosi dalla Luna alle 19. La splendida Delia Pacello in Elietta Gol alle 23. Noi andiamo subito in replica dopo, eh? Noi andiamo subito in replica dopo. Vi diamo, vi lascio con Life is Life, Diego Armando Maradona. Pace all'anima sua. Ciao Diego.